Allora, cari amici di Gituan, siamo qua con Marcellino Lucchi, un uomo che forse più di tanti altri meriterebbe di stare sul palco delle All Star Aprilia, perché ha lavorato nel Roma per tanti anni, ha reso possibile alla Casa di Novale di diventare quello che è stato davvero la Casa di Novale nel 90 del moto mondiale. Le moto che lui ha sviluppato sono state poi portate in gara da tanti campioni, da Rossi, da Biaggi, da tutti quanti. Quindi lui forse è una delle figure chiave per Aprilia ed è qui con noi. Quindi vi chiediamo un po' come mostrarti perché stare qua, condividere questa gioia, questa emozione con tutti i tifosi. È una bella manifestazione, è la prima, spero che ce ne siano tante altre. Sono venuto volentierissimo perché, diciamo, sì, come dici te, mi sento partecipe, non solo io, perché tutti gli ingegneri, tutti i ragazzi che hanno lavorato in Aprilia in quegli anni, dalla presidenza all'ultimo, lavorava con una grandissima passione per poter fare arrivare il marchio Aprilia e le moto Aprilia davanti a tutti. E tutti i campioni che tu hai citato e tanti altri sono passati sulle moto che ho collaborato. Con tutti i piloti che hanno corso in Aprilia, tu hai ovviamente dei legami, dei contatti, hai condiviso delle informazioni. Ti puoi dire un po' in poche parole le grandi differenze tra i tre campioni forse più iconici, no? Quindi Rossi, Capirossi e Biaggi. Tu cosa hai trovato con loro di diverso rispetto a tutti gli altri, condividendo lo sviluppo, le informazioni? Diciamo che i caratteri di ognuno li abbiamo conosciuti, li abbiamo visti. All'inizio magari con Max, che era il primo e quindi si usava, ci sono state, non da parte mia, da parte sua, magari, sai, nell'esuberanza della giovinezza di Max, qualche... Io avevo già allora, avevo dai 35 anni, quindi tu pensavi nel 94, 93, 92, 93, ho iniziato nel 90 con l'aprile, io avevo già 34, 35 anni, Max ne aveva 18, io ero già il nonno, il vecchio. E quindi diciamo... Quindi come, con lui c'è stata qualche scintilla. Come magari tutti i giovani, pensare che uno vecchio, fra parentesi, possa fare o possa essere, diciamo, a livello di tempi vicino a te, sicuramente ti poteva dare un pochettino un po' di fastidio, come logicamente un campione deve avere. E lui ha mantenuto, anche smussando nel tempo, il suo carattere, ma queste sono cose sue personali, a livello di campione e l'ha dimostrato col tempo il campione che è. Poi dopo invece con Valentino, con Loris, io Loris l'ho conosciuto nell'89 quando lui vinse il primo europeo e quindi diciamo ci conoscevamo, già sapevamo, ci conoscevamo di più. Poi anche Arada, anche tanti altri campioni, diciamo no, io mi sono sempre trovato bene. Invece perché... parlando delle moto, che tu ne sono passate tante, sì, no, per le mani, da due tempi, 250, i primi. Io ho fatto tutta la 250 dal 90 in avanti, dal 90 al 2006 e la MotoGP, la Cube, finché dall'inizio alla fine della sua. Come sono stati i primi metri sulla Cube, che era un mostro? I primi metri sulla Cube sono stati già lì, io avevo capito che era una moto molto difficile, diciamo, è stato un progetto, ovviamente Aprilia era il primo progetto che faceva, l'aveva molto in esperienza e quindi diciamo abbiamo pagato lo scotto di un'azienda che vuole fare tutto in casa, perché ovviamente quando fai qualcosa ti rimane nel tuo bagaglio, ma che esperienza non ne ha. Quindi è stato un progetto costoso, molto difficile, che diciamo non ha avuto lo sbocco che eventualmente poteva avere. Tu su questa pista ci hai passato giornate su giornate, allora, su è stata davvero una sorta di secondo salotto di casa, allora, no, per te, con l'invidia di tutti i motociclisti al mondo, non so se ti rendi conto di questa cosa. Allora, io parlavo anche stamattina, con il Mugello ho sempre avuto un rapporto particolare. La prima volta sono venuto qui nel 77 con un Minarelli 50 e correvo contro dei ringhini, moto che avevano 3-4 cavalli in più di me, da 10 a 13 sono molti. E qui in questo circuito feci il terzo tempo, quindi diciamo mi trovai subito benissimo. Poi anche feci la mia prima vittoria con 250 nel campionato europeo, c'è sempre stato un rapporto molto bello con Michele. Poi dopo ovviamente
collaudandoci, vivendoci chilometri, giornate e giornate, è diventato ancora più. Ma quello che mi piace qui è, diciamo, è gli amici che ho ancora fuori dal Mugello, nella scarperia, attorno. Diciamo. Senti, ma io voglio sapere un episodio che non hai mai raccontato a nessuno, che hai vissuto durante una giornata di test, una cosa strana che non si è mai saputo, una rottura meccanica, quello che vuoi, una cosa che è successa qua. Una rottura meccanica che mi ricordo esattamente qui sopra. Dopo il correntaio, con le cube, era l'ultimo giro, tiravo perché mi piaceva sempre finire il collaudo con un tempo, insomma, di rilievo, faceva bene anche un po' per tutto, per capire come ci aveva lavorato. Ho avuto un problema meccanico, c'è stata una perdita d'acqua e all'ingresso della variante, in terza piena, sono volato per aria. Era una giornata bella come oggi, mi ricordo il cielo azzurro e dicevo, cos'è che hai? Capito? Distrussi la moto, io presi un bel po' di colpi, fortunatamente niente di rotto, grande paura. Ecco, quello è stato di tutti i miei collaudi, di tutti gli anni che ho passato in Mugello, la botta più grossa che ho fatto. Quindi un ricordo ce l'hai? Un ricordo ce l'ho. Diciamo, invece, ma al di là della cube, è una curiosità, ma tu hai mai visto un blocco da 4-5-5-5? No. Sai che l'hanno fatto? Sì, so che l'hanno fatto, ma so che era stata fatta per un volere di persone che pensavano che il 4 cilindri andasse di più che il bicilindrico. Era stata fatta per accontentare alcune persone, ma senza nessuna voglia e cose di mettere in questo. Beh, grazie Marcello. Ciao ragazzi a tutti. Un saluto qui, una leggenda Aprilia da Mugello. Ciao. Ciao.